Regione Toscana e 19 soggetti rappresentativi delle categorie produttive, dei sindacati e delle parti sociali hanno messo nero su bianco e sottoscritto un'intesa per lo sviluppo della Toscana. Una ricetta in 7 punti per tenere caldo il motore dell'economia regionale, siglata da Unioncamere, Confesercenti, Confcommercio, CNA, Confartigianato, Casa Artigiani, Camera di Commercio di Firenze, Confservizi Cispel Toscana, Confapi, PMI, Confindustria, CGL, CISL UIL, Lega Coop, Conf Cooperative, Associazione Generale Cooperative Italiana e Toscana, Coldiretti, Conf Agricoltura e CIA. Primo punto, il rilancio degli investimenti pubblici e privati, in particolare in infrastrutture come la terza corsia della 1, la Tirrenica, l'alta velocità e il raddoppio della ferrovia Pistoia-Lucca. 8 miliardi di euro che possono essere sbloccati e che nei prossimi 5 anni possono sbloccare 110.000 posti di lavoro. Sono importanti per l'occupazione, sono importanti anche per la modernizzazione della Toscana e perché questa regione sia usufruibile all'interno e connessa con il resto del mondo. La regione Toscana mette anche ulteriori investimenti per quanto riguarda la sanità e contribuisce a questi 8 miliardi complessivi per qualcosa come 3 miliardi circa, con un impegno davvero straordinario. A settembre abbiamo stabilito che insieme alle parti sociali chiederemo anche un impegno ai nostri deputati, senatori e un impegno più preciso al governo nazionale che non può tirarsi fuori da questi problemi. Secondo punto del patto per lo sviluppo, la staffetta generazionale tra lavoratori legata ai pensionamenti anticipati per favorire l'ingresso dei giovani con un impegno finanziario di 50 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo in 3 anni. L'obiettivo, ha detto Rossi, è evitare che le imprese restino sguarnite di competenze, in particolare per effetto di quota 100, che secondo gli studi nazionali implica al momento un tasso di sostituzione di un terzo di ingressi rispetto ai pensionamenti. Il nostro obiettivo è che almeno 2/3 di coloro che vanno in pensione siano sostituiti, quindi proponiamo un patto con le imprese. Alle imprese che firmeranno questo patto noi ci renderemo disponibili di effettuare a totale carico della regione 6 mesi di tirocinio e poi di incentivare per i 2 anni successivi l'apprendistato. Prevediamo con questa misura di poter produrre qualcosa come 5.000-6.000 assunzioni nell'arco del triennio a tempo indeterminato e anche di garantire che non si resti senza competenze nelle imprese. Sempre sul fronte del lavoro, il patto intende risolvere il problema del disallineamento tra domanda e offerta avvertito dalle imprese, soprattutto nei settori della pelletteria, della meccanica e della meccatronica, della logistica e del turismo. Sarà migliorata, ha detto Rossi, la capacità dei centri per l'impiego di intercettare la domanda di lavoro per garantire una risposta a qualsiasi carenza di formazione segnalata dalle imprese nell'arco di un mese. Impegno finanziario di 10 milioni di euro in 3 anni con la previsione di 10.000 posti di lavoro in più. E poi c'è il capitolo di Industria 4.0, obiettivo aumentare la propensione agli investimenti delle imprese, soprattutto nel digitale, con una spesa di 5 milioni del Fondo Sociale Europeo. Si diceva che in Toscana gli investimenti sono troppo bassi e che non si utilizza il preammortamento come si sarebbe dovuto. In realtà nuovi dati dicono che sostanzialmente anche in Toscana facciamo parte di quel gruppo di regioni, Lombardia, Veneto, Emilia, che ne utilizzano di più dei fondi del preammortamento. Però noi pensiamo che sia importante offrire alla nostra imprenditoria anche la formazione, informare la nostra imprenditoria che questi fondi ci sono, come si accede e ci diamo l'obiettivo di raggiungere nel triennio qualcosa come 10.000 imprenditori. Così crediamo di far crescere gli investimenti in regione. Il presidente Rossi e le parti sociali presenti alla firma del patto per lo sviluppo hanno però ricordato che la macchina funziona se non si riduce la liquidità delle imprese. Da qui l'inserimento nell'intesa di un capitolo sul sostegno al credito, con la proposta di un fondo di garanzia di 30 milioni come riassicurazione delle garanzie rilasciate dai Confidi, di garanzie di 20 milioni per chi non può accedere al fondo centrale e di contributi per 10 milioni per abbattere i costi delle operazioni di garanzia.
Abbiamo messo 60 milioni a disposizione delle imprese per la parte finanziaria, per investimenti ma anche per liquidità. Sono 60 milioni di facile accesso a garanzia di crediti che noi pensiamo potranno muovere almeno 250 milioni, ma assai più probabilmente il montante potrà arrivare fino a 500 milioni e quindi una cosa decisamente importante. Faremo questo nell'arco del tempo che ci resta, e cioè entro luglio e settembre adotteremo tutti gli atti e poi cercheremo di implementarli. Categorie economiche e imprese hanno poi particolarmente apprezzato l'idea lanciata dalla Giunta regionale e inserita nel patto del marchio di localizzazione toscana. Una parola magica, ha detto Rossi, che attrae i mercati internazionali. Tra i 7 punti dell'intesa poi c'è l'economia circolare, su cui la Regione si è impegnata a siglare accordi con i distretti per completare il ciclo dei rifiuti. Già concluso quello con il distretto Conciario per 80 milioni per riassorbire 150.000 tonnellate di scarti di produzione all'anno, e ora si lavora sulla carta e sul tessile. Ma quanto è importante per le imprese questo accordo? È estremamente importante per due motivi. Innanzitutto per il metodo. È stato un accordo davvero concertato, nel senso che abbiamo partecipato attivamente alla scrittura, alla progettazione, all'inserimento di temi per noi strategici, e anche per il merito, nel senso che secondo noi l'accordo in sé racconta la Toscana per com'è e per come dovrebbe diventare, quindi una Toscana che vuole puntare sulle sue piccole e medie imprese, che non le vive come un problema ma come un'opportunità, e una Toscana che nell'ultimo scorcio di mandato della legislatura Rossi si dà come obiettivi un rilancio dello sviluppo del sistema economico. Noi siamo contenti che si siano affrontati dei nodi da lungo tempo, che invocavamo da lungo tempo, sicuramente quello del credito e della liquidità per le piccole e medie imprese, che in una logica un po' europea a livello dimensionale rischia tuttora di schiacciare i nostri piccoli. Cuore del problema per le imprese sono sicuramente le infrastrutture, su cui il presidente Rossi, in occasione della firma del patto per lo sviluppo, ha anche annunciato una grande mobilitazione per sollecitare il governo nazionale. Noi abbiamo bisogno di investimenti e non di spesa corrente. Questo patto ragiona in questi termini. Le infrastrutture, sia quelle materiali, quindi strade, autostrade, aeroporti, sono importantissime, sono un volano per chiaramente anche lo sviluppo economico delle imprese toscane che ci possono lavorare. Noi crediamo che la richiesta pubblica di appalti sia uno dei temi. Per questo abbiamo lavorato anche a un codice degli appalti toscano che permetta alle imprese toscane di competere, ed è la prima regione che con nostra richiesta e con il nostro supporto ha fatto una legge regionale sugli appalti che dà un valore al chilometro zero anche dell'impresa, guardando alla qualità, alla legalità, alla tracciabilità di quello che si fa. E poi c'è un tema delle infrastrutture immateriali, quindi in conoscenza, digitale, che sono fondamentali, perché la Toscana purtroppo ha ancora un ritardo della penetrazione del digitale nella manifattura tradizionale. Rossi ha anche illustrato l'attivazione di una serie di tavoli dedicati all'approfondimento di questioni strategiche per lo sviluppo della Toscana, come sanità, diseguaglianze sia sociali che territoriali, immigrazione, demografia e agricoltura. Ora l'obiettivo è di passare al più presto, già dopo l'estate, alla fase operativa dei singoli punti dell'intesa, per ridare ossigeno allo sviluppo della Toscana. Noi vogliamo deliberarli, come dicevo, entro la metà di settembre, concertandoli ancora ognuno di questi atti con le associazioni di categoria, e poi dopo implementarli nei mesi successivi. L'obiettivo è di non arrivare stanchi in fine legislatura, come a volte accade, perché è normale che sia così, ma di far fronte anche alle difficoltà economiche che ha tutto il Paese con un rilancio dell'iniziativa su questi temi da parte di un'istituzione importante come la Regione Toscana. Io voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato a questo tavolo, dimostrando davvero un grande senso di responsabilità, perché un accordo così penso che sia unico in tutto il Paese. Si poteva fare solo in Toscana.